Guardate che cosa ho scoperto. Un'estensione per Chrome che segnala le notizie bufale. È un'estensione del sito creata dal sito bufale.net e la trovate nel Chrome Web Store, chrome.google.com, semplicemente cercando bufale.net. Tra l'altro, colgo l'occasione per ringraziare chi me l'ha segnalato, me l'avete segnalato voi, io non mi ricordo chi è che me l'ha segnalato, ma colgo l'occasione per ringraziarlo. Ma come funziona questa estensione per Chrome? Ovviamente dovete avere Chrome, il browser di Google, comunque se volete potete scaricarlo perché è gratuito. Una volta che avete Chrome, con Chrome andate su chrome.google.com, cercate bufale.net e aggiungete questo plugin. Che cosa capita? Vi aggiunge qua in alto l'icona di bufale.net. Quando andate su un qualsiasi sito, tipo che ne so, il Fatto Quotidiano, che vi sembra un sito di bufale, questo è un sito di bufale, allora cliccate sul pulsantino dell'icona e poi potete segnalare la bufala. Quindi, ad esempio, cliccando qua, copi il dominio di Fatti Quotidiano e fai invia la segnalazione. In realtà qua mi dice, guarda che questo sito è già presente nella blacklist, quindi è già un sito di bufale. Ma la cosa interessante è su Facebook, quando poi dopo andate ad aprire una pagina Facebook, lui in automatico vi segnala con sito con bufale tutte le notizie che provengono da quei siti che sono stati segnalati dagli utenti, perché ovviamente questa segnalazione che ho fatto io prima l'hanno già fatta un sacco di persone. E quindi voi quando vedete una notizia di questo tipo, ovviamente dite, attenzione, questa potrebbe essere una notizia non buona perché è segnato con sito con bufale. Anche questa ve ne faccio un'altra come esempio. Questa ad esempio arriva anche da un sito straniero. Facendo così riuscite a capire al volo, prima magari di condividere una bufala, che si tratta di una bufala. Non le prende tutte, però diciamo che molti siti con bufale li riconosce. Addirittura lo fa anche su Lercio, segnando però come sito di satira, perché quando voi mandate una segnalazione, come ho fatto io prima, lui che cosa fa? Arriva questa segnalazione a bufale.net, però sarà poi la redazione a decidere se il sito è un sito di bufale oppure un sito di satira, come nel caso di Lercio. E comunque ce lo dice. In questo modo è difficile immaginare che questa notizia possa essere condivisa senza sapere che è satira, cioè che è una notizia falsa ma inventata. Mentre invece questa è una notizia falsa, è una bufala, una di quelle spacciate per bere. Quindi, per evitare di rimanere fregati con le notizie su Facebook, vi consiglio di andare su Chrome, cercare e installare l'addon di bufale.net e così finalmente, quando vedrete una notizia falsa, probabilmente vi verrà segnalata e non cadete nell'errore di condividerla. Ancora un grazie a chi me l'ha segnato. Ciao!